Buongiorno, sono Federica Bagnoni e lavoro qui al Mambo come registrar. E lo scorso anno ho avuto l'opportunità di seguire, sempre all'interno di Musei in Corso, il laboratorio Da Chiodo a Chiodo, la movimentazione di opere, indicazioni su condition report, aspetti conservativi, legali e di imballaggio. E questo che vado a presentarvi è il documento che è nato da questa... da questo incontro, e appunto una sorta di vademecum del Courier, quindi un prontuario per chi deve accompagnare l'opera d'arte in mostre nazionali ed internazionali. Il Courier è tenuto a seguire e supervisionare tutte le fasi di movimentazione e trasporto delle opere che gli sono affidate, comprese l'imballaggio in sede di partenza, l'apertura casse e allestimento in sede mostra, le attività di rientro definitivo del bene nella sede originale, carico e scarico dei mezzi ed eventuale pallettizzazione in aree aeroportuali. In caso di mostre itineranti con più corrieri, è consigliabile che almeno uno dei courier sia presente in tutte le tappe. Se non fosse possibile invece poi che nell'ambito della stessa mostra si abbia lo stesso corriere, è bene che il corriere sostitutivo abbia un incontro programmato per il passaggio di consegne con colui che invece ha effettuato il trasporto di andata. E, prima di partire, il courier deve verificare che sia presente determinata documentazione, come la polizza assicurativa, per conoscere così le condizioni e le clausole ed eventualmente come gestire un ipotetico sinistro. Deve conoscere il contratto di prestito, quindi le condizioni che sono state concordate con gli organizzatori, come la modalità di imballaggio e trasporto, la presenza di eventuali sistemi di monitoraggio sia negli imballi che in sede mostra, la presenza di eventuali altri corrieri e prendere visione anche del facility report della sede espositiva. Dovrebbe prendere visione anche del progetto allestitivo e quindi le condizioni che sono state stabilite come protezioni, teche, basi in cui potrebbe essere messa l'opera e la compresenza con altre opere. Dovrebbe vedere la packing list ricevuta dal trasportatore e prendere visione sia dell'opera che della documentazione corredata all'opera, quindi la storia pregressa, la scheda conservativa, per conoscere eventuali criticità e necessità per i montaggi particolari o richieste di temperatura, umidità relativa e luce particolari. La verifica dell'opera ovviamente è una parte importantissima, la redazione del condition report è determinante perché è un documento che ha valore legale e dovrebbe essere compilato preferibilmente dal courier, ma comunque dovrebbe almeno essere presente a questa attività assieme al registrar, al restauratore o comunque chi si prende cura della collezione. Lo scopo di questa attività è appunto documentare lo stato effettivo di salute dell'opera in quel momento, mettendo in evidenza eventuali imperfezioni e riportarle. Il condition report deve essere esaustivo, sintetico, comprensibile e condivisibile. Deve essere sottoscritto da entrambe le parti e possibilmente, se appunto in caso di mostra internazionale, deve essere scelta una lingua accettata da entrambe le parti. Una copia la si conserva in ufficio e l'altra segue sempre l'opera, quindi viene portata in sede espositiva. Il condition report può avere diverse forme in base alla natura del bene che si va a prestare, ovviamente però deve contenere determinate informazioni, quindi riferimenti della mostra, data inizio-fine, l'ente organizzazione e la sede.
i dati identificativi dell'opera, lo stato di conservazione descrittivo, magari anche in maniera schematica con l'uso di crocette, però deve essere corredato da una buona documentazione fotografica o anche schemi grafici. E si consiglia appunto sempre di conservare anche copia delle fotografie in formato RAW perché hanno valore legale. Si deve descrivere l'imballaggio, i materiali utilizzati ed anche i dati identificativi che si trovano sulla cassa o comunque sull'imballo. Le esigenze microclimatiche, ci deve essere uno spazio dedicato alle note, a eventuali variazioni e anomalie che si possono riscontrare durante le diverse fasi del trasporto, anche dell'allestimento o disallestimento, segnalare la tipologia di trasporto e la ditta di trasporto, la presenza di sistemi di monitoraggio ed avere lo spazio dedicato alle firme di entrambe le parti, quindi di chi presta e dell'organizzatore della mostra, per ogni fase della movimentazione. Ovviamente prima di partire il courier deve aver cura anche di vedere che la documentazione riguardo la propria missione sia a posto, quindi controlla la compatibilità degli orari di viaggio con l'inizio delle attività in sede mostra, la durata del viaggio, il soggiorno, le modalità e la classe di viaggio che sono anche state stabilite nel contratto di prestito, l'itinerario, che tutti i biglietti siano stati acquistati, le condizioni previste, quindi il tipo di diaria, quali voci sono state escluse o meno, il tipo di pernottamento, dovrebbe avere anche i contatti delle persone in loco a cui riferirsi per eventuali problemi, i referenti del museo, sapere con anticipo se ci saranno interpreti in caso ovviamente di mostre internazionali e quindi un traduttore in una lingua concordata, e comunica le esigenze agli organizzatori per una corretta verifica dell'opera sul luogo, quindi tavoli, eventuali luci, attrezzature di cui avrà bisogno e ovviamente che siano validi tutti i documenti suoi di viaggio. Solitamente un courier ha un proprio kit per la verifica dell'opera che di base dovrebbe contenere una torcia LED, una macchina fotografica digitale ad alta risoluzione, con caricatore e batteria di riserva e una scheda di memoria di riserva, guanti ed altri eventuali dispositivi di protezione personale e una lente di ingrandimento, questo non è necessaria per tutti i tipi di opere, comunque diciamo che è prevista, e un tablet per la gestione anche della documentazione fotografica ed eventuali altri poi strumenti particolari per il montaggio e l'allestimento delle opere o altra strumentazione che lui non abbia previsto di portare con sé ma che appunto deve chiedere agli organizzatori. Abbiamo detto che il corriere deve presenziare e supervisionare tutte le fasi relative allo spostamento o al trasferimento dell'opere che vanno in prestito, quindi le fasi di imballaggio, il carico, eventuale pallettizzazione, la verifica dell'idoneità delle casse e dei mezzi utilizzati dal trasportatore scelto. Vedere l'idoneità e l'integrità degli imballaggi che corrispondano alle condizioni di prestito. Verifica il corretto ancoraggio delle casse su qualsiasi mezzo di trasporto, il loro corretto posizionamento e spunta l'elenco delle casse con dettaglio nell'elenco casse, quindi nella packing list consegnata dal trasportatore. Arrivati in sede mostra, l'accompagnatore dovrebbe ispezionare l'area carico-scarico, assistere alle operazioni di scarico del mezzo, verificare sempre che durante il trasporto non vi siano stati danni, quindi l'integrità delle casse, e ispezionare anche gli imballaggi una volta aperti, in modo che non vi siano appunto residui di un eventuale danno.
verificare che le condizioni indicate nel facility report siano state rispettate, quindi che ci sia climatizzazione, sorveglianza e sistemi di sicurezza. Ispezione alle aree espositive, verificando che siano sgombre da eventuali ostacoli, interferenze. Verifica che siano rispettate le tempistiche per l'acclimatamento delle casse e che lo spazio e i supporti di allestimento destinati all'opera siano idonei e rispettino le condizioni pattuite in sede di contratto. Inoltre dovrebbe istruire il personale addetto alle movimentazioni e che abbiano l'attrezzatura necessaria per l'apertura delle casse, l'estrazione e poi l'allestimento. In caso di sinistro deve documentare esaustivamente l'entità del danno, quindi l'opera, avere i riferimenti del registrar e quindi comunicare subito alla sede e quindi conseguentemente alla compagnia assicuratrice l'eventuale danno e tutto ciò che tutte le indicazioni necessarie ad avviare le procedure. Una volta effettuate le verifiche, valuta anche lo stato e aggiorna il condition report e, assieme alla controparte e verifica tutte le condizioni riguardo l'illuminazione, le condizioni di sicurezza e possibilmente ispeziona anche il deposito dove poi verranno immagazzinate le casse vuote per verificare la salubrità del luogo. E se possibile, non sempre ecco, in fase di allestimento già sono posizionate le didascalie, però se possibile appunto verifica la correttezza dei dati tecnici indicati e le credit line. Prima di lasciare la sede mostra, ovviamente si firma congiuntamente il condition report. Il courier non lascerà la sede prima di che l'allestimento venga concluso e di aver documentato tutto in maniera puntuale fotograficamente. Conserverà poi la documentazione della trasferta fino al rientro in sede e consegnerà tutto all'ufficio competente, quindi al registrar, che conserverà la documentazione fino alla fase di chiusura della mostra e quindi della restituzione del bene. A termine mostra si ripetono tutte le fasi ovviamente in ordine inverso fino appunto al riposizionamento dell'opera nel luogo originale e conseguentemente la riconsegna di tutta la documentazione all'ufficio mostra per poi avere la corretta archiviazione e una futura consultazione di essa. Io ho già finito. Grazie.